Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale del vostro palazzone. Con oggi a momenti ho quasi bigodini in testa. E oggi ragazzi, video clamoroso sul canale del vostro palazzone. Perché oggi, venerdì, attenzione, venerdì 11 giugno, giorno tra l'altro dell'inizio degli europei e dell'Italia, il vostro palazzone vi porta in anteprima assoluta i pacchetti del McDonald's italiani, signori miei. Adesso vi spiegherò il tutto durante il video, durante lo sbustamento, ma prima che inizi il video, ragazzi, mi raccomando, questo video deve assolutamente raggiungere 350 like entro questa sera. Mi raccomando, ragazzi, perché le novità non sono finite. Un saluto dal vostro Paraz e si inizia a sbustare. Dunque ragazzi, siamo pronti? Prima che il video inizi vi ricordo che in descrizione trovate il link di Movie Mania Nerd Store, codice Paraz 7% di sconto. Trovate il gruppo Telegram di Dan, compravendita e news Pokémon. Ed infine ragazzi, il negozio virtuale di eBay di Lassasta per i vostri prodotti giapponesi, ma non solo ragazzi, perché adesso scoprirete direttamente il perché. Però mi raccomando, arriviamo a questo video entro questa sera. Voglio che questo video distrugga YouTube Italia Pokémon, mi raccomando, 350 like. Ragazzoni, benvenuti e bentornati, è la quarta volta che lo sto dicendo. Eccoci qua con la novità sul canale del palazzone. Per la prima volta andremo a sbustare i pacchetti del McDonald's in versione appunto italiana, signori miei. Cosa significa? Avevo fatto un video un mesetto fa dicendovi che i pacchetti italiani sarebbero usciti in Italia presso i McDonald's, ovviamente italiani, verso più o meno il mese di novembre. Bene, questi non arrivano, signori miei, dall'Italia, quindi non arrivano essenzialmente dall'Italia vera e propria, ma arrivano dalla Svizzera, parte appunto italiana. Devo ringraziare assolutamente Lassasta che me li ha forniti in una maniera super celere, e lo devo veramente ringraziare, mi ha regalato anche degli sticker veramente belli. Quindi ragazzi, mi raccomando, trovate il link in descrizione anche per tutti i prodotti giapponesi, andate a scrivergli e quando acquistate ditegli che venite dal palazzone perché avete la spedizione gratuita. Ragazzi, non vedo l'ora di sbustare. Cosa cambia? Nulla, nel senso che sono semplicemente, signori miei, italiani. Quindi si spera ovviamente di pullare il Charmander Holo come avevamo trovato nella versione inglese, che ha il suo discreto valore ed è una carta che resta in collezione, ma soprattutto il Pikachu, che nella sua versione inglese ha aggiunto dei pezzi veramente alti. Speriamo di trovarlo, che così non mi tocca andare direttamente a comprarlo. Signori miei, siamo pronti? Giù con i like, giù con i commenti e iniziamo lo sbustamento. Passiamo subito alla prima busta. Come vedete sono chiaramente ben sigillate. Sono ben sigillati, ovviamente, proprio perché senza di questo, ragazzi, non acquistateli, perché senza questo può essere aperto e con una luce un po' particolare si può vedere quella che è la holo contenuta all'interno del pacchetto. Quindi se dovete acquistarli, mi raccomando che abbiano il bollino. Andiamo ad aprire delicatamente perché non vorrei andare a distruggere la confezione. Ok, bollino tolto, più o meno, e andiamo ad aprire il nostro primo pacchetto, signori miei, del McDonald's italiano, che ha questa novità. Attenzione, la possibilità diretta di inserire la carta qui all'interno, all'interno di quelli americani. Io non l'avevo trovato questo, so se poi sono stato sfigato semplicemente io, però non lo so, non lo so. Direi che andiamo ad aprirli tutti e ci sentiamo una volta che andremo a sbustare direttamente i pacchetti. Dunque, eccoci qua con i nostri 6 pacchetti italiani. Vedete, gioco di carte collezionabili, ovviamente interamente italiani. Ragazzi, speriamo di pullare questo benedetto Pikachu o Charmander. Anche Squirtle, non è che lo rifiuto. Forza ragazzi, giù con i like-oni e andiamo ad aprire il primo pacchettino. Sono di carta i pacchetti, mi devo un attimo ricordare qual è il trick. Se non sbaglio la holo dovrebbe essere la prima girata da questo lato. Vediamo se qua c'è il back, sì qua c'è il back. Quindi la togliamo direttamente e la mettiamo come ultima carta. Oh, oh, oh! Prima common! Il nostro bel Pikachu comune italiano, buon appetito e rosicchiamento.
Poplio, Chimchar, e qui sotto credo ci sia già l'olografica. È un bellissimo Tepig, tra l'altro con l'artwork del pacchettino stile bianco e nero, tra l'altro un po' decentrato. Però la nostra prima holo, signori miei, è un bellissimo Tepig che andiamo a mettere qui vicino a Re del Fuoco, che è dietro sostanzialmente. Secondo pacchettino, aspettate, lo apro al contrario, almeno non ci spoileriamo assolutamente niente. Buttiamo qua dietro, speriamo di trovare veramente gli starter, ragazzi, spero vivamente. Froakie, Tepig, Common, Oshawott e la rara, signori miei, la holo del pacchetto è un bellissimo Trico. Trico con attacco rapido 10 più, anch'esso ovviamente stile bianco e nero, X e Y, quale voi vogliate, ovviamente un pelino decentrato. Tanta roba, mi raccomando ragazzi, se volete acquistare questi pacchettini potete chiederli direttamente al negozio eBay di La Sastà, scriveteli se volete acquistare anche prodotti giapponesi e mi raccomando diteli che venite al palazzone per la spedizione gratuita. Terzo pacchettino che non ci ha droppato ancora i nostri starter di prima gen, dacci questo ancora Pikachu comune, signori miei, buon appetito e rosicchiamento. Poplio, Turtwig, e la terza olografica è un bellissimo Bulbasaur olografico, finalmente prima gen, che bello che è, ragazzi, guardate che artwork, tra l'altro meno male non ha neanche problemi di print line, bellissimo, con foglie lama che toglie 30. Andiamo al quarto pacchettino, io non so se voi andrete a prenderli magari dalla Svizzera, se ne avete la possibilità fatelo ragazzi, perché è sempre un piacere, mi piacerebbe completare questo mini set tra virgolette di McDonald's. Niente, praticamente Pikachu comune mi perseguita letteralmente, il Pikachu olografico non si trova. Poplio, Litten che non avevamo ancora trovato, e la quarta olografica, signori miei, è Charmander! E andiamo, quello che preferisco in assoluto, con Graffio. E due della prima gen ce li stiamo portando a casa. Ci servirebbe, guardate, in questi due, signori miei, Squirtle e Pikachu. E poi concludiamo, guardate, miglior spacchettamento McDonald's che possa esistere. Veramente, se troviamo anche solo Pikachu, Squirtle, è il miglior spacchettamento di McDonald's che voi possiate vedere in assoluto qui in Italia. Comune, un bel Grookey, Fennekin, Litten, e la quinta olografica è, dacci Pikachu, dacci, non è Pikachu, è, no, è un Tepig doppione, la prima carta doppiona soprattutto, dello spacchettamento, ovviamente sempre legata a Pokémon tipo fuoco, ovvero il mio preferito in assoluto. Ultimo pacchetto, ragazzoni, dello spacchettamento, primo spacchettamento di carte Pokémon McDonald's italiane 2021, quindi mi raccomando, droppiamo questi like, ragazzoni, è una novità a cui non ho potuto rifiutare e che ho dovuto portare immediatamente sul canale del palazzone. Dacci per favore almeno Squirtle, Grookey, Fennekin, Torchic, e l'ultima olografica è un Froakie olografico. Chiudiamo in bellezza con l'unico Pokémon acqua che abbiamo pullato. Speravo di trovare Squirtle o Pikachu stesso. Però ragazzi, questo è il pull dei nostri 6 pacchetti McDonald's, con un bellissimo Charmander, Bulbasaur, Froakie, Trico, Tepig doppione, e finisce qui. Direi assolutamente niente male, visto che il Charmander l'abbiamo trovato. Ragazzoni miei, un saluto al vostro Parz, vi ricordo di passare in descrizione da Movie Mania, codice Parz 7%, gruppo Telegram di Dan, compravendita e news legate al mondo Pokémon, e mi raccomando il negozio eBay di La Sastà se volete anche voi acquistare le carte del McDonald's con molto anticipo in versione italiana. 350 like entro questa sera ce la possiamo fare? Secondo me sì. Ciao ragazzi.